Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la quarta puntata della serie italiana. Dunque, eravamo rimasti a quale mezzo attaccare sotto appunto al defogliatore, e qui c'era un bel dubbio. Allora vediamo, in base ai mezzi che abbiamo in farm, vediamo di provarne qualcuno. Il primo che può andarci bene, diciamo, a posto. Allora, beh, forse ma ehi, cosa c'è? Stavo facendo un giro per di qua a vedere cosa c'era di buono da fare. Come, cosa c'era di buono da fare? Dai, qua c'è sempre qualcosa da fare. Vabbè, se hai qualcosa da farmi fare, dimmi pure. Dai, prendi un trattore per il defogliatore. Defogliatore? Dai, ti sei dimenticato tutto. Dai, fai memoria. Ah no, anche qua vedo mezzi un pochettino piccoli, quindi non so se il tuo defogliatore sia piccolino. Sì, no, è metro, dai, prova. Ti aspetto di là, dai. Va bene. Tanto scaldiamo qua il G. Andiamo appena a parte col defogliatore, anzi tanto dobbiamo dispiegarlo. Oh, bene. Marco! Ehi! Perdi! Oh, aia, non so. Dimmi, ma... Per me non va bene. Allora, prova ad attaccarlo! Sì, ma... Basta che guardi le dimensioni per capire che è un pochettino tanto grande. Sì, ma tanto alle ruote non deve sollevarlo, basta solo fare girare quel gardano. Sì, vediamo un attimo se... Guarda qua, no. C'è scritto Super Tigre, no? Bazzecoli. E quindi sono 635 cavalli? No, 63 cavalli serie 5. Ah, un po' piccolino per essere un 63 cavalli. Sono compressi, va bene. Dai, attacca, dai. Dammi una mano. Sì, allora intanto mettiti dritto qua. Ah, no, va bene. Indietro, vai. Ora. Bene, boom. Oh. Bian. Guarda, vedi che ce la fa. Prima, il cartone l'avete un pochettino messo male. Vabbè, la bassa un po' l'attrezzo. Aspetta un attimo. Ah, adesso è molto oh. Meglio. Dai, accendi. Ma appena attaccato si è spento. Ma cosa ha fatto? Non so. Non devi girare la chiave. No. Vale. Provo. Si è spento. Forse è piccolo. Te l'ho detto che era piccolo. Non hai altro qua dentro. C'è qualcosa un pochettino più grande? Ho il Zetor. Quanti cavalli ha? 25. Questo ne ha 63, sei sicuro? Magari no. Non sono 63, ma li sono 35. No, secondo me sono 6,35. No, non hanno messo la virgola. Ma che ne sai te magari? Non so, io potevano mettere la virgola allora. Vabbè, dai, aspetta, lo mettiamo a cos'altro. Se no, aspetta. Vieni qua, dai, che forse ho un trattore che è giusto. Speriamo, perché sennò qua parti già male. Mi sembrava aver visto qualcosina qua dentro. Vediamo però un attimo. Vedo che corre. Vieni a Braman! Un attimo, arrivo. Toni Rusini qua, mamma mia. Aspetta un attimo. Pian! Mamma. Pratico. Mamma, sai che non l'ho mai usato. Già visto a casa a raso al suolo. Dai, tu di qua, mi idea. Pronto? Questo è già Questo qua è un 570 cavalli. Dai, moto su. Bello. Già meglio.
più moderno e che l'ha parcheggiato in questo modo così barbaro. Che ne so io, sarà il vecchio proprietario, dai. Ah beh, giusto, è vero. Occhio, Silo, occhio, occhio! Occhio, occhio, guardo più le colonne io che Silo, intanto gli porto solo mica si rompe qualcosa. Silo, va, l'elevatore, costa è, pensi mica. Ah, tanto paghetta come sempre. Dai che adesso vado subito. Dai, prendi il piccolino e portalo di là dove era prima. Eh sì, ormai. Ah. Adesso faccio anche la scorciatoia. Hopla. Hopla. Sono in allenamento, tutto quello che ho corso di là al negozio. Corri di qua, corri di là. Vanno bene a farti correre. Sfaticato. Perché la marcia. Dai, vediamo di iniziare che è tardi. Sono appena 9.29, è già tardi. Dovevamo aver già fatto mezzo campo a quest'ora. Ti ricordi più le tempistiche che avevamo? No, è po' ormai che non faccio più cose di bene. Bene, anche se è un po' storto, non importa, ti importa. Vai. No. Accendi. Hola. Pintino. Dai, vieni retromarcia fino all'angolo, poi parti che... Vieni il torcicollo. Te a far 2 metri? Ma che 2 metri? Tutto un campo devo fare, mica 2 metri. Ma no, ti ho detto che devi partire dall'angolo e andare avanti. No, ti ho detto di fare tutto il campo in retromarcia. Vabbè. Passiamo. Ma no, in retromarcia qua. Come no, in retromarcia qua? Dove devo andare? Devi andare sull'angolo del campo. Allora, cosa me lo fai accendere per niente? E intanto si scalda i cilindri, dai. Basta andare più piano, si scalda, sì. Mia, qua, sto immigrato qua. Ho perso tutta la memoria delle lavorazioni fatte anni e anni or sono. Forse a bere e ha bruciato i neuroni. Ma no, in retromarcia! Ancora, come no, cosa? Devi andare avanti! Così avanti. Sì, ma devi venire qua indietro. Ho capito che sono ubriaco. Vedo che ti sei già il tizio della sera prima. Guarda qua, non va mica bene così, Sto smettendo un po' la sbronza di ieri. Allora, se tu ti metti un po' così. Ok. Forse puoi partire. Sì, ma così pesti tutto, no? Ma non abbiamo alternative. Non è che tanto pisti lo stesso. Sì, ma così pesti, dopo pesti ancora. Perché pisti ancora? Ma non è il G, potresti attaccarlo davanti. No, è il G davanti, è le zavorre. Peccato. Ora fai così. Allora, se no bisogna fare un altro nuovo. Vedo che c'è un altro attacco qua, vedo. È doppio. Là. Ecco, esatto, così non pesti meno. Fai così, però non ti lamenti del torcicollo. Sì. No. Ma guarda il mais. Sì, non è mio. Ma non far fino a poi il vicino se ne accorge, sai che sono quelli che guardano ogni cosa. È del vicino, ma chi se ne frega. Il vicino qua mi sa che è uno un pochettino taccagno questo. Vai così e allora andiamo via in retromarcia. Così va bene, così pesti anche meno. O pesti anche sulle foglie, vedi, così pesti poco. Mi manca, te vedo che sei un pochettino ubriaco. Ubriaco, un attimo la partenza e adesso. Dai! Posso usare questo io? No, questo lo uso io. Come sempre, te mi tratti sempre male appuntivamente perché faccio danni. Adesso. Adesso devo aspettare che faccia un paio di passate perché con tutto questo armamentario qua. La voglia partire da in mezzo agli alberi. Ma. La frasca. Te fa bene? Aspetta che abbasso il collo. Prima o dopo abbatteremo gli alberi del vicino. Ma non mi servono, fanno ombra.
Sì, se mi intrigano a girare li tiro via io, ma non me ne interessa del vicino. Ah, sempre il solito che fa casino, poi si lamenta dei vicini che fanno casino. Forse è il primo a farlo. Sembra un po' strano queste patate. Ma cosa? Ma Marco, dove sono? GB, Ma rispondi? KGB, Ma vabbè, fermate! sono fermo, non vedi? Cosa? Ma perché manca mezza roba qua? Non lo so io. Ma guarda. Guarda, è tutto pestato. Dobbiamo mettere le ruote fine. Ma queste qua cosa sono? Non sono fine. No? Ah no. Ah no, infatti sono normali queste, ma però un po' strette, Ma guarda. dove sei andato col trattore? Non ho visto il fosso. Mamma mia. Dai, fai Lorenzo. retromarcia. Aspetta che provo, vediamo se ce la fa, poretto. A parte che ha tutto il peso dietro, quindi penso di sì. Dai. Dai. Mamma mia. Ah. Ah, che cominciamo bene. Oh. Oh, le patate! Ma sì, ormai sono pestate, non importa. Dai, vieni là in officina e vediamo su le ruote strette. Posso fare il giro perché qua sennò vado a finire che pesto tutto? Fai in modo da non fare altri danni. Sai che è una cosa impossibile, vero? E io Guarda, pesto. piante qua che ci sono. Qua. Troppe piante ci sono. Bisogna fare un po' di pulizia. Fanno ombra al campo, dopo non c'è rendimento. Ah. Mamma mia, qua. Apriamo qua l'officina. Allora. Water dovrebbe essere qua dentro. Cerchi e tutto. Vabbè, aspetta che apriamo i portoni qua, se no con lei mi butta giù tutto. Facciamo un po' di luce. Dov'è? Dov'è? Vieni qua, vai! Arrivo, arrivo. Ma cosa sputi? Ha preso una rama in Sei faccia. un lama! Non sono un lama, i lama sputano, non si prendono rami in faccia. Vediamo qua, vieni dentro le mosche. Aspetta che poggio l'attrezzo qua intanto. Ah, sta qua l'officina. Sì, beh, non vedi. Sì, vedo che è un po' malmeno. Oh, l'espulitrice, posso usarla? Dai, che dobbiamo tirare su le patate! Ah, sì, adesso un attimo, vedo che fa manovra, fa un po' strettino. Mamma il portone, mamma il portone. Vedi, sembra lamentarti. Mi è già venuto caldo. Là. Dai, vieni un po' più avanti, quanti metri vuoi che facciamo? Il banco è qui. Va bene così. Boom! Dai, vai a prendere il crico intanto, che prendere. Sì, ma dov'è? È di là. Al Di là dove? di là del muro. Oltre il confine del muro. Sì, va bene. Intanto cerco la chiave qua. Bene, dai che abbiamo anche tagliato scarico, che così da meno problemi. Dai, Ma a me dà problemi perché fa tanto casino adesso. monta su che Sì, partiamo. è là. Ho trovato anche qua un pezzo di ferro a mettergli davanti. Cosa? Vai indietro! E adesso vado in retro. Senti che sound, senti che motore! Ma per me no. Oggi Che il roba. portone, mamma. Mi è già venuto attacchi cardia. Hai messo le zavorre? Chiudiamo, vi entro le mosche. Vediamo qua. Guarda che manovre, dove vai? Oh. Ai, attacca Più qua. dritto, più dritto! Adesso un attimo faccio un po' di manovre qua, tra marce e tutto altro che Oggio, vai. oggio! Cosa occhio? Cavoli tuoi, occhio. Dai, attacca su Dai, qua. boh! Oh, là. Mi pare un pochettino più piantato. Vabbè, Ma l'hai collegato storto? andiamo. Va bene. Vai, avanti. Altri? Sì, ha Cioè, detto, vedi. avanti, indietro, Vedi? cioè. Esatto, così andare in retromarcia. Bon, a dopo.
Ancora dobbiamo ancora iniziare a tirare su una patata. Vabbè, ci vorrà un po' di tempo qua, ho capito. Anzi, aspetta che verifichiamo che non pesti tutte le... Oh, là. Così va bene, adesso va bene. Vabbè, dato che sta facendo la testa, adesso torna indietro, dopo partire. Farà alberi che ci sono qua. Ma uno può girarsi sulla testa del campo con tutti questi alberi. Ci vorrà una motosega qua a tirar via. Prova te nel fosso a girarti. Ma perché si deve sempre lamentare? Vabbè. Ma che ti sento, sono sordo ma non tanto. Senti che casino. Allora, non sente quando gli parlo a un centimetro, poi però sente il lato opposto del campo. Vabbè, col CB, salame. Porco. Portami delle cuffie, grazie, non dico sordo patocco qua. Vuol dire? Oh, cosa c'è? Dimmi. Vieno! Scendi e prendi il trattore. Dai, vai a prendermi il trattore. Aspetta un attimo qua, che poverina, che sofferenza. Vado a portare un attimino all'ombra, va. Arrivo subito, aspetta un attimo che vado a vedere se c'è qualcosa di buono. Ce ne vuole qui di tempo per fare. Io qua. Vai a vedere se c'è un carretto. C'era un carretto verde. E adesso vado a vedere. Dobbiamo girare tutto attorno perché bisogna sempre stare con la macchina all'esterno delle righe e quindi alla fine non ho neanche fatto un giro del campo, questo qua si è riempito, perciò penso vengano fuori molti litri di patate. Adesso qua grazie al macchinario, grazie al condotto. Sì, può andare, dai. Sicuro? Sì. Aspetta che anche smodato, sai che mi piacciono tanto i mezzi smodati. Sì, mancava solo rallato qua dietro e dopo eri a posto. No, dai, buono che fa. Smodato più rallato, guarda. Ecco, aspetta. Là. Posto. E dove lo porto adesso? Bisogna guardare se in casa c'è un silos che possa tenere le patate. Ma vanno messe di solito per terra su delle zone asciutte, sul cemento magari. Miglior no, se non fa la muffa. Dai, facciamo un giro dell'azienda qua, vediamo se c'è qualcosa. Va bene, per salire va, vabbè. Vabbè, giusto per te. Vi seguo a piedi. Aspetta che adesso sono cotto di mio. E che cotto? Aspetta che corro un fiato. No. Allora qui no. Forse questo è trincea quella mi sa. Qua non lo so. Senti, ma se abbiamo a me messo un patate. Sì, sono patate, è la stalla di maiale, non c'è da patate. Dov'è la stalla? Qui sta la stalla per quello. Ah sì? Sì, però le patate non si possono scaricare nel silos. No, perché se non fanno una muffa. Serve un deposito di patate. Sì. Dove trovo io il deposito di patate? Non so, chi in zona. Non mi ha fatto queste cose qua, ero in una cosa, come si chiama, dove fanno il vino. Però lì ho fatto un po' di tutto, ma mai qua. Andiamo qui più avanti se c'è. Se no mettiamo sotto il barco qua da qualche parte intanto. Sì, dopo si asciugano per bene, mettiamo dentro le cassette e portiamo magari in giro a vendere qualche. È che devo prendere in mano due volte, non è che avrei proprio tanta voglia. Perché se dobbiamo portarle ogni volta. Mamma mia. Che casino. Aspetta, là che. Chiamiamo. Casomai dove c'è la paglia, scarica là intanto. Dove? Qua dove c'è il zetto. C'è il capannone, scarica là. Hai spazio, vedi? Sì, ma poi bisogna anche raccoglierle, diventa un problema se non c'è un nastro. Ah, è vero, sì, giusto. Qui è meglio forse chiamare chi sa qualcosa.
Eh sì, così ti dice cosa fare, se prende magari qualche attrezzo, tipo anche una palla, magari, non so. Sentiamo il venditore lì, se magari, dato che se magari sa qualcosa, a meno che non ci sia qui qualcosa che ci sfugge, questa è l'officina. Non so, non E penso. vabbè, non va bene, ma vabbè. Tanto riempio anche il coso qua, il tigrone, come schifo. Il tigre cara. Vediamo se c'è qualcuno che ne sa qualcosa. Sì, pronto? Pronto, Giovanni? Ehi, chi Ciao, parla? sono F Marco 95, quello dell'altro giorno. Ah, ciao Marco. Tu che sei qua di zona, io sto raccogliendo le patate, no? Sì. Però qui non c'è neanche un deposito su questa farm qua, mi sa. Devi darmi un po' di tempo di trovare qualcosa. Perché non penso vada bene messo per terra, cioè potrei anche scaricare per terra, ma Beh, per terra sarebbe, se le vuoi tenere per te, sarebbe oro. In un posto asciutto. se no intanto le metto giù, perché dopo per raccoglierle diventa un problema. Beh, per raccoglierle qualche nastro, qualcosa, le tiri su. Ma tu hai qualche nastro da prestarmi eventualmente? Sì, ne ho qui. Vabbè, dai, allora intanto le metto giù per terra finché non trovo un luogo. Allora ti procuro il nastro, allora. Beh, casomai sì, perché dopo andranno vendute queste benedette patate. Beh, a meno che non ne mangi a quintalate. Beh, qualcosa potrei tenere, ma è che ne vengono fuori in una montagna. Ascolta, io ti procuro la roba, i nastri, quello che vuoi. Sì. Poi mi informo se c'è un punto vendita, qualcosa. Dai, se mi fai questo piacere, io intanto le metto sotto una tettoia. Va bene, Una. dammi un'oretta e poi ti dico tutto. Oro, oro. Ok? A dopo. Ciao ciao. Ciao, Ciao ciao. ciao. Vabbè, nel dubbio mettiamo sotto la tettoia, se ci lascia. Quindi cosa ho detto? Intanto le mettiamo sotto la Ciao! tettoia. Oh, ciao! Ma guarda! Intanto le mettiamo sotto la tettoia qua. Vedi che avevo ragione, vedi le mie Avevo esperienze in ragione, questo io ero qua. abituato che c'era un posto adeguato per. Qua faccio dentro a finire un'altra parte. Ah no, occhio, guarda, no, adesso cosa lui? No, non mi metto io a raccogliere la mano. Dai, dai. Spegni i fari che è giorno. Per vedere meglio. Togliti gli occhiali da sole, Ah, è salame. vero. Bravo. Ma guarda te cosa mi tocca fare, ma con questi trapiccoli qua. Ma che robe? Sembra che siamo un poco i morti piccoli rispetto al macchinario, eh. Ma leggermente piccoli proprio, guarda. Aspetta che guardo la capienza qua. Il macchinario tiene 10.000. Siamo appena al 50%. Occhio! E voglio svuotarlo. Cioè, il macchinario fa 10.000 e io qua faccio 1.600, vuol dire che. Io 890. È bello che parte più grande del mio cassone, invece no, perché tu hai più sfondato. Vai avanti, no, se non scarica, dai. Era per fare un po' di mucchio e sennò viene fuori una platò. Che anche a te non piacciono tanto i È rallai. un sterzo sto trattorino qua. Dato. Prossimo giro un bel rimorchio capiente. Non abbiamo soldi al momento. Ah, tu hai il braccino corto, non è che non hai soldi.
Allora, intanto proseguiamo con la raccolta delle patate. E ormai qui si è fatto un po' tardi. Ci vediamo nella prossima puntata. Vedremo di trovare qualche zona più adatta. Più che altro mi sa che qui bisognerà trovare un rimorchio più adatto. E niente, insomma, così intanto proseguiamo. L'importante è che vengano fuori tanti quintali, e così possiamo iniziare a guadagnare qualcosa e ripagare un po' di spese. Detto questo, salutiamo Buldir. Ciao. Che Dani per oggi siamo a posto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Oggi qua le righe delle patate. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.